Come me, del blog Due Cuore, Una Forchetta. Come mai qui? Qui perché sono torinese, piemontese, non potevo mancare alla fiera di Albe perché poi adoro il tortufo e per cui in realtà siamo andati stamattina a uno show cooking che si tiene al Palazzo del Congresso delle Mostre ad Alba e Lide Rossi, che insomma è una cuoca, una chef, ci ha mostrato un piatto tipico di queste zone, il coniglio cotto nel Barbera. Era di vino ovviamente. Sì, naturalmente di vino. Barbera in realtà riprende un po' i sapori del vin brûlé, per cui per chi non lo conoscesse, con la cannella, chiodi di garofano, il Barbera, e con l'aggiunta di cacao, per cui ha fatto questo coniglio un po' dolce. Questa ricetta è proprio da provare. Questa ricetta è da provare assolutamente. Ma te la ricordi tutta? Poi prendiamo in sì, me la ricordo tutta, perché abbiamo chiesto tutte le varie fasi allo chef di cottura, prima rosolare 10 minuti, poi un'ora in forno e 2 ore in forno l'ha fatto, sì, molto interessante. Quindi anche poi questo Barbera, il tannino del Barbera smorza le proteine della carne, per cui è stato molto interessante. Ma qua nel mercato hai già fatto un giro, hai visto altri prodotti che ti hanno interessato, cioè hai assaggiato qualcos'altro a parte il tartufo? ho visto interessanti funghi che mi appropinquerò a breve, dei funghi porcini secchi che insomma danno un buon gusto ai risotti, e poi alcune salse da abbinare ai crostini molto interessanti, e poi in realtà insomma devo finire ancora tutto il tour, per cui mi ci vorrà ancora un po' di tempo, mezz'oretta credo. Poi so che ci sono anche altri eventi fuori, quindi veramente c'è da non si annoia mai stando a Alba, veramente carino, mi è piaciuto veramente molto. Senti un po', raccontaci un po' qualcosa del tartufo. Te lo ricordi il tuo primo approccio col tartufo? Ma il mio primo approccio è quando naturalmente si è bambino, che il genitore impazzisce per il tartufo, e da bambino puntualmente non mi era piaciuto, anzi questo odore fortissimo era... Poi invece verso i 20 anni mi riscoprì a mangiare una grattata sull'uovo e lì probabilmente crescendo tutto il sistema cambia, anche olfattivo e di gusti, come si sa bene, i gusti cambiano, e per cui sì, lì ho detto, in realtà c'è stata proprio una reazione chimica, cioè cerebrale. Senti, una ricetta al volo. Una ricetta col tartufo ovviamente. Una ricetta al volo col tartufo, io direi un purè di sedano rapa con una grattata di tartufo. Proveremo. Grazie Valeria, a voi la linea.